Caillou suona la batteria. Che bello! Come sei buffo! A Caillou piace giocare a casa di Clementine. C'è una grande scatola piena di vestiti buffi con cui mascherarsi. Oh, guardami, non ti sembro una diva del cinema? Che piacere conoscere una grande star! Che cos'è questo rumore? Non preoccuparti, è Billy. Che sta facendo? Vieni, ti faccio vedere. Di sicuro sta facendo un gran baccano, non è vero? Billy! Entra! Ciao, Caillou! Ti piace la mia nuova batteria? Wow! Mi sto esercitando per far parte di una rock band. Come sono buffi! Ti riferisci al colore dei capelli? Anche a me sembrano molto strani, sai? A Caillou piace molto la nuova batteria di Billy. E non vede l'ora di poterla suonare. Mi fai provare la tua batteria, Billy? Billy! Billy! Eh? Me la fai provare? Posso suonarla anch'io? Oh, no, è meglio di no. Perché no? È nuova di zecca e voi siete troppo piccoli ancora. Potreste romperla. Non siamo più tanto piccoli. Questa è la mia batteria e queste sono le mie regole. È uno strumento che possono suonare i grandi. Mi dispiace. Non è giusto, non siamo così piccoli come dice lui. Sì, noi non siamo piccoli come mia sorella. Possiamo fare le cose che fanno i grandi. Che vuoi dire? Dobbiamo dimostrare a Billy che non siamo così piccoli. Ho un'idea, vieni! Ciao mamma, dobbiamo preparare la merenda per Billy. Io intanto prendo il latte. Riuscito a versare il latte senza farne cadere nemmeno una goccia. Bravo, Caillou! Puoi toglierci la crosta, mamma? A Billy il sandwich piace senza. Ecco qua, Clementine. Grazie. Dai, forza, andiamo. Entrate! Oh? Ti ho fatto un ottimo sandwich tutto da sola. Sei contento? È stata una mia idea. Ecco il latte, Billy. Quando l'ho versato non è caduta nemmeno una goccia. Questa è la prima volta che mi portate la merenda. Certo, perché prima eravamo dei bambini piccoli. Già, ora siamo grandi. Adesso ho capito. Volete suonare la mia batteria. Mi dispiace, ma non siete abbastanza grandi. E grazie per il sandwich. Come dimostrare a Billy che erano abbastanza grandi per riuscire a suonare la batteria? Poi, tutta un tratto, Caillou ebbe un'idea. Avanti! Salve, amico! Piacere di conoscerla, signore. Lo sa che lei ha una batteria molto bella? Posso provarla? Io sono un adulto! Ha visto la barba? Cosa c'è di divertente?
Va bene, la potete provare. Evviva! Questo qui è il rullante, questo è il Tom Tom e questi sono i piatti. Puoi iniziare per primo, visto che l'idea è stata tua. Grazie, Clementine. C'è un pedale là sotto. Prova a spingerlo. Bene. Wow. Quella è la gran cassa. Il suono di tutti i tamburi è divertentissimo. Ma soprattutto Caillou va pazzo per i piatti. Posso aiutarla, signora? Salve. Buongiorno, signore. Stavo cercando un bambino che si chiama Caillou. L'ha visto per caso? Mamma, non mi riconosci? Sono io, Caillou. Caillou? No, non ti avrei mai riconosciuto. Guarda. Allora, visto che sei un adulto, forse non hai più voglia di andare al parco a giocare con gli altri bambini. Peccato, oggi pomeriggio ti ci volevo portare. Ma non sono cresciuto, sto solo facendo finta. Oh, molto bene. Ci vediamo, Clementine. Ciao! Ciao. È divertente fare il grande, ma è ora di tornare ad essere di nuovo bambino. La banda musicale. Cos'è quello strano rumore che si sente da lontano? Preso, ora tocca a te! Tana, ora tocca a te! Che cos'è? Non lo so! Il suono è sempre più vicino e assordante. E la curiosità di Caillou è ancora più forte. Una banda musicale! Questa sì che è una bella sorpresa! Si stanno preparando per la settimana prossima. Mi sembrano molto bravi. Qualcuno di voi sa quali strumenti stanno suonando? Quella è una gran cassa! Esatto! Quella è una tromba e quella è... Che cos'è? Quella è una tuba e quello è un sassofono. I colori e la musica della banda sono davvero bellissimi. E Caillou comincia a marciare sul posto. Non ti piace marciare come la banda, Emma? Fanno troppo rumore per me! Dai, non preoccuparti, prova a fare come me! Ragazzi, è arrivato il momento di rientrare tutti in classe. D'accordo, seguitemi! Caillou, prova a contare fino a 4. Non troppo veloce. Guarda me. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Va bene. Ragazzi, ascoltate con attenzione Caillou mentre conta e poi camminate seguendo il tempo. 1, 2, 3, 4. È divertente marciare. Ma siete bravissimi. Continuate così, seguite Caillou. Allora,
siete stanchi di marciare? No! No! Mi piacerebbe far parte di una banda musicale. Anche a me! C'è qualcun altro di voi che vorrebbe farne parte? Io! Io! Che ne dite se mettessimo su una banda? Sì! Oh? Oh. Però noi non abbiamo né un tamburo, né una tromba e neanche un sassofono. Si dice tamburo, tromba e sassofono. Io penso che se usate la fantasia, nella stanza dei giochi ci sono tante cose che potete far suonare. Caillou e i suoi amici cercarono tra i loro giochi oggetti e cose che emettessero dei suoni e potessero diventare degli strumenti musicali. Sembra un buon tamburo. Non vuoi suonare anche tu uno strumento, Emma? Caillou sapeva che Emma era infastidita dai rumori forti. Forse per lei serve qualcosa di più tranquillo. Mi piace la tua stella, sembra come quelle che hanno sul cappello i musicisti della banda. Davvero? Potrei fare un cappello per ognuno di voi. Sì, potresti essere la costumista della banda. Perché non usi questa corda per reggere il tamburo, Caillou? Grazie, signorina Martin. Ora Caillou sembra un vero e proprio componente di una banda musicale. Vi piacciono i vostri cappelli, bambini? Sì, sono bellissimi! Emma però deve fare una cosa prima che cominciate a suonare. Allora, sei pronto, Caillou? Inizia pure! Aspettate, fermi! A Caillou non piace per niente la musica che stanno suonando. Forse rallentare e cambiare il ritmo gli aiuterebbe a eseguire meglio il pezzo. Allora, ragazzi, riproviamo come prima. 1, 2, 3, 4. A marciare, c'è più spazio. Oh no, per favore, non fermatevi. La tua banda suona in un modo meraviglioso, lo sai, Caillou? 1, 2, 3, 4. Caillou e la sua band. Ci fa vibrare, sentite Leo come sa suonare. La mia chitarra fa pochi accordi, però mi piace, suono fino a tardi. Amici, ecco la banda, il rock and roll comanda. 1, 2, 3, 4, questo è il sound del nostro gruppo. 5,
Caillou canta. Sì, che buono, anch'io. Chi vuole aiutarmi a pulire oggi? Lo faccio io. A Caillou piace darsi da fare nell'ora della merenda. Grazie Melanie, grazie Caillou. Caillou, ma dove sei? Eccomi qua! Ottimo lavoro, Caillou. A fine giornata faremo un esercizio di attitudine. Parteciperete tutti. Potrete costruire qualcosa, recitare, cantare, decidetelo voi. Sì, che bello! Io posso fare un disegno? Ma certamente! Io invece costruisco una torre! Bene! Caillou invece decide di cantare una canzone per lo spettacolo. Dimmi, Clementine! Io canterò una canzone! Tu che cosa farai, Caillou? Anche io vorrei cantare una canzone! Non c'è problema, la canterete insieme! Posso recitare una poesia, signorina? Naturalmente, Leo! Reciterò una bella poesia. Ne conosco talmente tante. Io invece ho deciso di cantare Nella vecchia fattoria. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Molto bene, Clementine. Caillou non voleva che Clementine facesse la stessa cosa che faceva lui. Signorina Martin, è la stessa canzone che stavo per cantare io. Sicuramente possiamo trovare un'altra canzone. Che ne dici di Giro Giro Tondo? D'accordo. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Oh, non mi ricordo più come continua. Ma quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. Bene, bambini, facciamo una pausa. Andiamo tutti fuori. Oh. Io so l'inizio di un sacco di poesie, ma non so mai come finiscono. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Giro, giro, tondo è la canzone preferita di Rosie. E Caillou non vuole cantarla, perché è una canzone per bambini molto, molto piccoli. C'è una mu-mu-mu, c'è una mu-mu-mu, nella vecchia... Oh, no, non fa così. Nella vecchia fattoria. Oh. C'è un maiale, ia-ia-o. Oh, sì. Un maiale, un maiale. No, fa così. Un maia, ia, iale, un maia, ia, iale, un maia, un maia, un maiale, ale, ale. Lo sai che balli bene, Clementine? Grazie, ma mi piacerebbe ricordarmi tutte le parole della canzone. Io le so tutte, sai? E se vuoi possiamo cantarla insieme. Va bene, cantiamola subito. Nella vecchia fattoria, io, io. Caillou era contento. Avrebbero cantato la canzone insieme. Le rose sono rosse, le viole sono... Quante di che colore sono le viole? Tobia. Pecora! Ia ia oh. Bene, bambini, rientriamo. È l'ora del sonnellino. Caillou sperava che si sarebbero ricordati tutte le parole della canzone. E sperava anche che piacesse a tutti. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è una mummu qui, c'è una mummu lì, c'è una mummu mucca che sta qui e lì. Zio Tobia, ia ia oh.
C'è una mummu qui, c'è una mummu lì, qui e lì, c'è una mucca qui e lì. Se ho capito bene, c'è una mucca. Quante bestie, zio Tobia, io, io. Continuo a non ricordarmi quali sono le parole. A Caillou venne un'idea che avrebbe reso più semplice cantare la loro canzone. Senti, mi è venuta un'idea. La canzone la possiamo cantare a turno. Tu canti le parti che conosci e io canterò quelle che conosco io. Questa è un'idea meravigliosa, Caillou. Caillou e Clementine quante provano la loro canzone via, fino all'ora dello spettacolo. Via. Allora, venite tutti qui che iniziamo subito. Siccome non riesco mai a ricordarmi una poesia per intero, ne ho inventata una io. Le rose sono rosse, io dormo nel mio letto e questa è la mia testa. È bellissimo, Emma. Che abbiamo una coppia che canta. Grazie a Caillou e a Clementine. E grazie a tutti voi, bambini. Caillou era contento di aver cantato insieme a Clementine. Si era divertito molto.